Luminous Bees penso che sia un progetto molto interessante perché mette insieme dei contributi molto diversi, interdisciplinari, che appunto spaziano tra appunto la robotica, la biologia e discipline anche umanistiche, per esempio la filosofia, altre discipline che sono più legate all'ecologia, e quindi è una cosa che mi interessa molto. Tra gli ambiti che trovo più interessanti c'è certamente quello della robotica sociale, perché credo che nel giro di non molto tempo, non molti anni, avremo a che fare con entità robotiche praticamente tutti i giorni, e quindi si porranno tutta una serie di problematiche dal punto di vista etico, dal punto di vista sociale, eccetera. Sono queste quelle che mi interessano. Io ho una provenienza umanistica, quindi è questo il campo che mi interessa. Poi naturalmente altri ambiti sono quelli della guida autonoma, con tutti i problemi insomma che ci sono, che sarà a poco probabilmente introdotta all'interno anche questo del sociale, all'interno della mobilità. E naturalmente c'è il settore della robotica industriale, che è un altro ambito molto forte, molto importante, molto economicamente rilevante, insomma, come sappiamo. L'arte non si può spiegare, l'arte è un mondo che si deve sentire più che spiegare. Nel momento in cui, come diceva Munari, spiegare un'opera d'arte significa non volerla capire. Io penso che più che spiegare l'arte con la tecnologia sia più interessante spiegare la tecnologia attraverso l'arte, quindi fare il percorso esattamente opposto.